Ciao, bentornati sul canale. Oggi vi voglio far vedere come testo le batterie al litio 18650 che recupero dei pacchi batterie dei notebook. Per prima cosa le batterie vanno misurate con un tester in corrente continua e devono misurare almeno 3 volt. Se sono leggermente al di sotto dei 3 volt sono solo particolarmente scariche e si può provare a recuperarle. Se invece sono molto al di sotto dei 3 volt, le batterie sono da smaltire, non sono più efficienti. Nota importante sulle batterie al litio. Sono batterie dalle dimensioni ridotte, ma molto potenti, in grado di erogare elevate correnti. Quindi massima attenzione a non fare mai un cortocircuito, perché il rischio di incendio o esplosione è reale. Detto questo, le batterie al litio vanno caricate con caricabatterie adatti, con controllo di carica. Io ho scelto di farlo attraverso dei piccoli moduli TP4056, comprati per pochi centesimi su AliExpress. Ci sono in commercio principalmente 3 modelli di moduli, quelli che hanno un connettore micro USB per la ricarica, quelli con mini USB e quelli con USB femmina. Tutti i moduli hanno però dei pad su cui si possono saldare direttamente dei fili, per collegare ad esempio più moduli su un'unica alimentazione. Poi ci sono 2 pad su cui collegare la batteria, e altri 2 su cui collegare l'oggetto che si vuole alimentare. Durante la fase di carica, il modulo ha un micro LED rosso acceso, che si spegnerà quando la batteria è carica e se ne accenderà uno blu. Il modulo TP4056 va alimentato con una 5 volt in tensione continua e almeno 1 A di potenza. Personalmente, per testare le batterie recuperate, uso dei moduli ZB2L3, anche questi comprati su AliExpress per pochi euro. I moduli ZB2L3 hanno una pratica morsettiera a vite a 4 contatti. Su 2 di questi si collega la batteria da testare, sugli altri 2 le resistenze di carica. Un display a 4 cifre visualizza in modo alternato, durante il test, il valore della batteria che si sta testando, prima in ampere ora, poi il valore di potenza erogata in ampere e per ultimo la tensione della batteria in volt. Nella parte inferiore del modulo, sotto il display, trovano posto 3 paratici pulsanti, OK, più e meno. I pulsanti servono per impostare il limite di tensione a cui scaricare la batteria e far partire il test. La schedina necessita di un'alimentazione a 5 volt, fornita dal connettore micro USB. Io uso un caricabatteria da cellulare. La potenza non ha importanza, in quanto il modulo assorbe una corrente irrisoria per poter funzionare. Il modulo ZB2L3, attraverso le resistenze di potenza di 7,5 ohm in parallelo, riesce a scaricare una batteria al litio entro un valore massimo di tensione che impostiamo noi, in questo caso 3 volt per le 18650, ed ha l'importante caratteristica di misurare il tempo che impiega la batteria per scaricarsi. Al termine del ciclo di scarica, il modulo si ferma sul valore ampere ora e il display lampeggia velocemente, indicando l'importante valore. Dovremmo poi fare riferimento a questo per creare dei pacchi batteria correttamente bilanciati. Completiamo la descrizione del modulo dicendo che con le sue caratteristiche tecniche dichiarate è in grado di testare anche altri tipi di batterie, ad esempio quelle al piombo, eccetera. Il modulo infatti dichiara una tensione massima di riferimento di 15 V, con un assorbimento massimo di 3 A e un valore in ampere ora di 9999. Vi lascio con una breve clip del mio quadro di test realizzato completamente con componenti di recupero. Ciao e alla prossima!